Ciao carissimi, oggi andiamo a vedere questa meraviglia, questa bellissima macchina del sottovuoto della Cecotec, Silvac Steel, veramente formidabile. Vi lascio all'unboxing e poi alle caratteristiche di questa meraviglia. Se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al nostro canale attivando la campanella per non perdere i prossimi video. E vi lascio nell'info box il link per andare a vedere lo shop della Cecotec dove trovate questo e tantissimi altri prodotti. Aggiungendo il codice sconto a casa di Apicio avrete un 5% in più di sconto. Vi lascio all'unboxing. Andiamo a vedere all'interno della confezione della nostra macchina per sigillare Cecotec come si presenta. Sulle confezioni Cecotec trovate sempre il sigillo che garantisce che non sono state aperte. Ecco l'interno della confezione, sempre super imballata, arriverà tutto, un rotolino da inserire all'interno. Io ho già letto sulla confezione che può essere utilizzata con qualsiasi busta commerciale. Quindi, poi ci sono anche olè, no. le bustine e io per esempio ne ho già comprate di piccine, eccole qua, vedete? I sacchetti questi del sottovuoto, poi perché ce n'ho un'altra di macchina del sottovuoto e quindi già li avevo presi. Poi il libretto di istruzioni anche in italiano, manuale di istruzione, che invito sempre a leggere prima di andare a utilizzare la macchina oppure di vedere questo video. E andiamo a prendere la macchina del sottovuoto. Andiamo a tirarla fuori. Avete visto già come si presenta bene questa macchina del sottovuoto? È veramente favolosa, bellissima. Allora, si apre in maniera molto semplice, così. E ha questo vano qui dove possiamo mettere il rotolino per il sottovuoto. Vedete? Il vano è circa 30 centimetri, quindi potete mettere rotoli più o meno grandi. Possiamo utilizzare anche dei sacchetti, quelli che si trovano normalmente in commercio. Io ho un'altra macchina del sottovuoto e già ho questi, per esempio, a casa, che vanno benissimo anche per questa della Questa Cecotec. macchina del sottovuoto è da 120 watt, svuota e sigilla qualsiasi sacchetta appunto che si trova in commercio per conservare gli alimenti freschi più a lungo e per conservare anche quelli secchi più lunghi. Infatti poi andremo a vedere alla modalità secco e umido. Il motore ha un'alta pressione per il sottovuoto, 0,9 bar, e una grande velocità di aspirazione, 24 litri al minuto. Gli scomparti appunto per la dispensa del rullo si trovano in questa zona qua. Nella confezione, oltre alla macchina del sottovuoto, troviamo il libretto di istruzioni, troviamo i sacchetti, 5 sacchetti per il sottovuoto e troviamo un rullo che è quello che ho messo già all'interno, groffato, 20 per 200 centimetri, già incluso all'interno della confezione. Comunque il sigillo, la lunghezza è ampia, tanto che appunto possono essere utilizzati sacchetti anche più grandi. Vedete? Questi qui sono quelli che vengono dati in dotazione, ma c'è ancora spazio. Si adatta a tutti gli alimenti, tanto che ha quattro modalità automatiche combinabili e il tasto della modalità è questo. Che dispone della posizione normale e la posizione soft, perché può essere appunto posizionato sul soft, in quanto se abbiamo per esempio degli alimenti più delicati, possiamo mettere già quel tipo di modalità, anche se poi possiamo stoppare in qualsiasi momento con questo pulsante, appunto per non andare a schiacciare troppo gli alimenti che stiamo andando a mettere sotto vuoto. Poi abbiamo il tasto del cibo. Questo ha due posizioni, secco e umido. Se la corrente si interrompe sulla macchina, andrà automaticamente sul secco. Noi possiamo andare a selezionare il tipo di modalità che ci serve. Poi abbiamo questo che è quello per i contenitori. Abbiamo questo qui che serve per aspirare l'aria e il foro per l'aria sta qui in questa posizione. Poi abbiamo una modalità favolosa che è questa, marinare. In questo modo
il cibo viene marinato in maniera più veloce usando il ciclo del sottovuoto in modo tale da ottenere dei sapori intensi in pochissimo tempo. Poi abbiamo il quinto pulsante, che è quello del sottovuoto e della sigillatura. Andando a premere questo tasto si avvia il processo di sottovuoto e poi di sigillatura, ovviamente, con il 6, che è il tasto numero 6, che è quello proprio della sigillatura. E si può andare a premere questo tasto per sigillare il sacchetto in modo tale da andare ad evitare gli eccessi di pressione all'interno appunto del sacchetto, come vi dicevo, per gli alimenti delicati. Tra un sacchetto e l'altro si consiglia di aspettare circa 40 secondi per far riposare la macchina e poi riprendere. L'ultimo, come vi dicevo, è il tasto di stop. All'interno, come abbiamo visto, c'è questo spazio che è lo spazio per il rullo, che possono essere presi dei rulli anche più grandi di questo in dotazione. Il cutter, che è questo qui che serve per andare a tagliare i sacchetti nella dimensione desiderata. Poi abbiamo la guarnizione inferiore, che è questa, che sigilla la zona del sottovuoto e previene le fughe. Poi abbiamo questa, che è la banda di gomma, che preme il sacchetto contro la banda di sigillatura, e poi la camera del sottovuoto. Bisogna fare attenzione a mettere questa parte aperta del sacchetto in questa zona qua, altrimenti non può essere, non ci può essere il sottovuoto perché l'aria non può uscire. Quindi fate attenzione, perché io inizialmente nella vecchia macchina del sottovuoto lo mettevo puntualmente qua sopra. Poi, se vengono utilizzati per esempio dei tappi, insomma dei contenitori, si mette in questo foro qua, questo tubicino, che poi viene collegato direttamente al vasetto piuttosto che alla bottiglia dove vogliamo far avere il sottovuoto. E poi abbiamo il laterale, adesso ve lo faccio vedere. Qui c'è il beccuccio, vedete già, c'è pure il disegnino. Questo tasto e questo tasto dall'altra parte, che devono essere premuti insieme per andare ad aprire nel momento in cui abbiamo finito il processo di sigillatura. In un altro video vi farò vedere come funziona, magari messa a confronto con la mia vecchia macchina del sottovuoto. Comunque è molto intuitiva, molto semplice. Vado a mettere qui il sacchetto, come vi ho detto, con la parte aperta in questa zona qua, vado a chiudere il coperchio, vado a spingere in modo tale che si chiuda il coperchio, vado ad attivare la modalità prescelta, attendo il sottovuoto o vado ad interromperlo se l'alimento non voglio schiacciarlo troppo, dopodiché metto stop, apro i laterali e il mio sacchetto è pronto. Spero che il video vi sia tornato utile. Vi lascio nell'info box, il link per andare a vedere questo e altri prodotti sullo shop della Cecotec. Ricordatevi che aggiungendo il codice sconto a casa di Avicio avrete un 5% di sconto in più su tutti i prodotti, anche quelli già scontati. Buona giornata, ciao!